Strade, edizione del 2013, siamo in compagnia di Ciro Biondi. Un'impressione su questa, sulla manifestazione di quest'anno? Beh, come gli altri anni, continua a catalizzare molte più persone e molto più interesse, sia degli esseri, ho visto diverse addetti ai lavori dall'estero, ma anche gente locale. E quindi questo qui, vedere i nostri Conterranei, compaesani, conterranei, e assaggiare questi vini che è più facile trovarli in California o in Canada o in Giappone che nei ristoranti catanesi. E capisco che ci vuole un pochettino di tempo, abbiamo pazienza perché col vino ci vuole assolutamente pazienza, quindi magari fra qualche anno anche nei ristoranti siciliani si potranno trovare i vini locali. Quindi dare il giusto riconoscimento, il giusto spazio a questa terra meravigliosa, a questo fazzoletto di terra, a questo vulcano che dà delle espressioni che il mondo esterno sembra riconoscerci in maniera ormai assodata e facciamo fatica un po' a farci riconoscere in terra natia. E questo quanto incide nell'azienda, in particolare di Biondi, Ciro Biondi, in un momento economico così difficile? In questo momento economico è perfetto perché venendo all'estero abbiamo pagamenti anticipati, è valuta buona, non abbiamo nessun problema, forse siamo Un ampio respiro. sì, una delle poche attività economiche che stanno respirando, sta funzionando bene. Però cioè, il nostro lavoro non è solamente quello economico, no? Risvolto economico, ma è anche quello di soddisfazione. Per cui se io ho un articolo che parla su di me sul New York Times, magari mi farebbe piacere che se ne parlasse un po' più in terra, nella mia Nel terra. cortile di casa. Ma così, solo per sensazione, dal punto di vista economico, no, quello va benissimo. Stiamo uscendo con i nostri nuovi vini, che sono le tre vigne di famiglia, per cui ci saranno due cru rossi e un cru bianco. E continuiamo a sperimentare, cercare di tirare il meglio non tanto dai vitigni che abbiamo, che sono quelli autoctoni, ma da questo territorio, da questo terreno, da questo terroir che è straordinario.